Ci sono celebrità che non sappiamo più da che parte siano finite, o no, magari negli anni 90 o anche solo qualche anno fa erano i primi nelle classifiche di vendite film e all'improvviso non sono più sulla scena. Ecco, questo video parlerà più o meno di questa cosa, precisamente con protagonisti gli attori di The Karate Kid, il reboot, con il figlio di Will Smith, cioè Jaden, come protagonista. Il video è molto interessante perché parleremo per la maggior parte di persone che erano a malapena 12 anni, quindi rimanete fino alla fine. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova incredibile classifica dal mondo piena di sorprese. Come sempre, se siete seduti o sdraiati, una mezza via, quindi se sdraiati partiamo. Partiamo subito con uno dei personaggi più odiati e che quindi ha fatto bene il suo lavoro. Il maestro Lee, interpretato da Yu Rong-Wang. Nel film allena la banda che ha terrorizzato il nostro piccolo Karate Kid ai tempi. I suoi metodi diciamo che non erano proprio ortodossi, oltre a insegnare come dare botte, lui stesso le infliggeva ai suoi giovani apprendisti. Può sembrare un gradasso, ma dietro le telecamere in realtà è un uomo buono ed è uno dei migliori amici di Jackie Chan, nonché suo fan. Forse non lo sapete, ma l'avete visto in tanti altri film di Jackie come New Police Story o The Myth. Non è un attore da nulla, anzi, ha iniziato proprio come il suo idolo Jackie Chan a fare film ad Hong Kong. La maggior parte delle scene d'azione anche lui le fa direttamente, senza utilizzare controfigure, e il suo talento nelle arti marziali è indiscutibile. Passiamo ora al principale antagonista del film, quello che nonostante la giovane età è riuscito a sostenere un ruolo che richiedeva veramente moltissima concentrazione. L'antagonista, come sappiamo, deve essere un personaggio odiato dal pubblico e che spesso viene snobbato da quest'ultimo se non è abbastanza bravo. Ma non è il caso sicuramente di Cheng, interpretato dal giovane Zhen Wei Wang. Nel film ovviamente viene sconfitto mentalmente e fisicamente dal protagonista, ma nella realtà non è meno a nessuno e mostra un fisico invidiabile sin da piccolo. Anzi, in una foto è possibile vederlo con molte medaglie al collo che non sono lì per bellezza. Ha vinto numerosi tornei ed è per questo che è stato scelto in Karate Kid. Ha iniziato all'età di 4 anni le arti marziali e non si è mai lamentato di quanto fosse faticoso, al contrario di altri suoi compagni di corso. Ancora oggi si allena costantemente e fuori dal set potrebbe tranquillamente battere Jaden Smith. Ovviamente non è mai avvenuta una cosa del genere perché i due sono amici e sono rimasti in contatto. Parliamo di un altro bambino che si è fatto notare per la sua performance. Liang, un amico dell'antagonista principale, che pratica arti marziali solo per far soffrire i più deboli, come è descritto nel film. L'attore nella vita reale si chiama Shi Jialu. Ed è un bravo ragazzo, pieno di bontà e saggezza, come dicono i suoi genitori. Pratica molte attività, tra cui scherma, wushu e altre due arti marziali che lo aiutano a sviluppare il suo talento. Tutto questo sin dall'infanzia. Come avete visto, non hanno scelto attori a caso nel film. Ad oggi si allena costantemente per diventare un attore famoso nel cinema d'azione, seguendo le orme del suo idolo Jackie Chan e di altri esponenti del settore. Nella pellicola è legato molto ad altri bulli, se vi ricordate. Ed è così anche nella realtà. Beh, ovviamente non sono bulli, ma compagni con il sogno di diventare famosi un giorno. Ovviamente il nostro protagonista non era mica solo nella sua impresa di diventare il migliore e vendicarsi dei bulli. Vi ricordate di Luke Carberry? Nonostante abbia avuto solo un piccolo ruolo nel film, non era affatto un brutto personaggio, anzi. Anche lui, come altri, ha partecipato alla premiere con il tappeto rosso e tutte le luci sbrilluccicose. Nel film ha interpretato un espatriato americano che fa subito amicizia con Parker. Sorprendentemente anche nella realtà vive in Cina con amici e parenti. Si era trasferito a Pechino quando aveva malapena 5 anni. Da lì ha iniziato a recitare e appassionarsi al mondo del cinema. Per questo motivo, per la sua particolare presenza, era stato scelto. In un'intervista ha detto di aver passato bei momenti sul set con Jackie Chan e Jaden, ma al contrario degli altri, prima di continuare vuole finire gli studi completamente, senza avere rimpianti nella vita. Non lo vedremo tornare presto sulla scena, di sicuro. È uno studente eccellente che è riuscito a superare molti test in modo facilissimo, nonostante il livello degli studi in Cina sia molto più alto. Ma fermiamoci un attimo con i piccoletti prodigio e passiamo ora a una famosa attrice di nome Taraji Penda Henson, che recitava la parte della madre ansiosa e preoccupata di Parker in Karate Kid. Non è un'attrice qualunque, infatti è stata nominata agli Oscar per la sua recitazione in Il curioso caso di Benjamin Button. Ma non solo, il suo talento non si limita solo ai film, ma si estende pure alle serie TV, per esempio in Empire, dove ha vinto un Golden Globe e due candidature al premio Emmy. Nel 2016 il Time l'ha inserita anche tra le 100 persone più influenti di tutti i tempi. Quindi dopo Karate Kid non si è fermata per nessun motivo.
macinando grandi numeri e vittorie. Giustamente ha sfruttato il suo successo anche per costruirsi una vita imprenditoriale, in modo da non rimanere a mani vuote. Ha una sua marca di prodotti per capelli che vende tantissimo ogni anno, aumentando il suo fatturato di base. E siamo arrivati a Dre Parker. La sua vita è stata molto molto diversa da quella di qualunque altro attore di Karate Kid. È stato anche il bambino a fare più cambiamenti in assoluto dopo la pellicola. Recitato da Jaden Smith, cioè il figlio di Will, ha dimostrato di avere una buona presenza, ma la fama da piccolo lo ha un pochino cambiato. All'inizio i film gli andavano bene, fino a quando non è cominciata la caduta con After Earth. Quest'ultima pellicola ha segnato una discesa da cui quasi non era riuscito a riprendersi. Ma grazie alla musica ha trovato una nuova rinascita. I primi singoli sono stati un discreto successo, ma è l'arrivo degli album ufficiali che ha sconvolto tutti. I video musicali in cui appare lo mostrano molto molto dimagrito e cambiato. Dopo la sua carriera cinematografica disse di non essere riuscito a reggere allo stress della critica. Per questo motivo ha voluto mollare e trovare una sua strada che riuscisse a dargli motivazione, arrivando quindi a trovare un'identità molto molto particolare. È vegano e odia le istituzioni scolastiche, definendole inutili. È un attivista convinto che combatte contro gli sprechi e ad oggi i suoi concerti riempiono quasi gli stadi. Will Smith non ha battuto ciglio per certe cose. Perché lui e sua moglie pensano sia giusto lasciare più libertà possibile ai figli, che devono potersi esprimere. Con libertà assoluta si intende anche che non li sgridano quando commettono errori, e non gli hanno mai imposto nulla in giovane età. C'era stato un periodo in cui addirittura si vestivano da soli anche se non erano del tutto capaci. Molti sono stati gli scandali che lo hanno visto coinvolto, tra cui uno dei più famosi che riguarda l'abbigliamento femminile in Louis Vuitton. Lui stesso ha fatto infatti da modello per certi vestiti. Indossava gonne e tope e appariva nelle riviste di abbigliamento più famose, suscitando l'ira di molti genitori. Come ogni buon protagonista che si rispetti, ci deve essere la ragazza che dà supporto e che sprona alla grande. In questo caso Parker aveva Mei Ying, una giovane violinista che non credeva nella violenza gratuita da parte dei bulli. Nel film poteva sembrare abbastanza timida, ma nella realtà è tutta un'altra persona. È tra quelle ad aver avuto il cambiamento maggiore, insieme a Jaden. Il violino non lo suona solo per bellezza. Nella pellicola, lei è davvero dedita a questa cosa e si impegna ogni giorno per migliorare. Per un periodo ha anche fatto la modella per dei capi di vestiario, tra cui l'intimo. L'attrice nella vita normale si chiama Wen Wen Han ed è diventata un'icona proprio per questo ruolo nel film. Non ha recitato da altre parti perché vuole assolutamente continuare con la musica e darci un taglio con la recitazione. Diciamo che ci ha provato, ma non faceva per lei. Concludiamo con Jackie Chan, ma penso non ci sia molto da dire. Dopo Karate Kid ha continuato a recitare incessantemente, dedicandosi a ogni genere di cosa. Sfortunatamente per noi occidentali ha deciso di proseguire e concludere la sua carriera ad Hong Kong, interpretando ruoli in film esclusivamente del paese. Questo perché lui stesso sa che si sta avvicinando alla sua fine come attore. Non può continuare a tenere certi ritmi nei film e deve ovviamente prendersi una pausa da tutto e da tutti gli stunt dolorosi che a volte lo hanno costretto in un letto d'ospedale per giorni, se non settimane. Comunque sia, prima della fine ha ancora in mente molti film, quindi attendiamo con ansia. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.